iniziativa spontanea di un gruppo di donne che sono... Fugare dubbi e paure, spronando alla prevenzione e approfondendo tematiche legate alla salute in epoca di Covid. È l'obiettivo di Fano Cammina in Forma, l'iniziativa coordinata dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fano, realizzata in collaborazione con ASUR e con l'Associazione Donne Medico e rientrante nel progetto più ampio di promozione alla salute Fano Cammina, iniziativa che si è articolata in vari modi, passando dal gruppo di cammino, ora sospeso a causa delle restrizioni Covid, alle lezioni di ginnastica dolce online e mettendo ora a disposizione della cittadinanza, a partire da giovedì 21 gennaio, un ciclo di 9 appuntamenti online dove medici e professionisti affronteranno numerose tematiche di salute, continuando il filo conduttore degli anni passati e integrando però anche nuovi temi e sfaccettature, la cui conoscenza risulta particolarmente utile in questa epoca Covid. Parleremo proprio del vaccino anti-Covid, parleremo dell'infodemia, questa pioggia di notizie che è equiparata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a una vera e propria epidemia come quella del Covid-19, a cui siamo tutti sottoposti. Poi ci sono dei temi sicuramente inerenti agli sani stili di vita, argomenti fondamentali anche in questo periodo, perché come sappiamo è più fragile la persona al Covid-19, soprattutto e agli effetti negativi del Covid-19, che soffre di malattie croniche non trasmissibili, che spesso sono dovuti a dei stili di vita non sani. E quindi abbiamo persone appunto che soffrono di ipertensione, persone che soffrono di diabete. Ritornare su questi temi e rinforzare le persone dà alla persona il potere poi di gestire la propria salute e di poterla controllare. Un modo per essere vicini alla popolazione in questo periodo di pandemia, non abbassando però la guardia anche per quel che riguarda altre patologie. Non esiste solo le malattie legate al Covid, ma ci sono e continuano purtroppo ad avanzare, anzi in modo anche più grave, le altre malattie, che sono malattie oncologiche e le malattie cardiovascolari. Forse perché in emergenza Covid si ha anche un po' più di paura ad accedere a tutte quelle che sono le metodiche di screening, di diagnosi precoce delle altre malattie, quindi con questa riduzione le malattie vengono diagnosticate in tempi più lontani e quindi questo va a scapito della salute delle persone. Sarà possibile seguirli sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Fano e sulla pagina Facebook del progetto Fano Cammina. Sarà possibile intervenire in diretta oppure contattare la segreteria dell'assessorato del Comune attraverso i riferimenti che abbiamo inserito anche in locandina i giorni precedenti per porre le proprie domande, i propri dubbi, perché l'obiettivo di questo ciclo di appuntamenti è proprio quello di essere a fianco della popolazione e sostenerlo in questo delicato percorso che stiamo vivendo tutti insieme.